Speciale Elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1 per un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. È nostra ospite in questa occasione Laura Puppato, senatrice del PD che è candidata sempre per il PD e sempre al Senato. Sì, sono monotona, no, no. non è <ride> così scontato no, in no. Italia, eh, ma lei conferma, <ride> è candidata all'uninominale nel collegio di Castelfranco, Montebelluna e Belluno e poi anche al plurinominale eh, per il collegio invece in questo caso che comprende le province di Treviso e Belluno, ma anche di Venezia e Rovigo. Ben trovata, grazie per essere insieme a noi. Grazie davvero a voi e alla possibilità che mi date di riuscire a, a raccontare, insomma, in qualche modo attraverso l'intervista che mi farai, um, il lavoro fatto e quello da fare, con serietà, come si dovrebbe. Devo anche dire che il mio collegio uninominale ci aggiungo un pezzetto di territorio veneto perché si spinge, coprendo completamente la provincia di Belluno, ma anche. Pedemontana, Montebelluna e naturalmente Castelfranco con tutto fino a Resana. Si spinge poi a Scorzè, Noale, Martellago. Quindi abbiamo un diciamo, collegio uninominale molto importante e molto grande. Ampio e proprio una fascia che prende diciamo, quasi pressoché sì. tutto il Veneto diciamo, centrale, centrale, centro orientale. Centrale, certamente. Sì. Eh, questi collegi che hanno una geografia insomma anche abbastanza eh, complessa. Esatto. Lavoro fatto e lavoro da fare, eh, senatrice Puppato, e un argomento su cui si è lavorato ma su cui c'è ancora da eh, fare è quello delle infrastrutture. Si dice spesso che l'Italia e anche il nostro Veneto in particolare scontano un deficit infrastrutturale, è così? Assolutamente. Più che scontare un deficit infrastrutturale, voglio essere molto chiara. Il Veneto in particolare ha scontato e sta scontando pesantissimamente un deficit eh, di previsione infrastrutturale e di prospettiva infrastrutturale. Mi spiego. Eh, il Veneto ha lavorato pressoché esclusivamente sul trasporto su gomma, ha lavorato pressoché esclusivamente sul fatto di eh, creare e costruire nuove strade, tra l'altro quasi esclusivamente in progetto di finanza, perché questo è stato il mantra degli ultimi vent'anni, dove sembrava che il progetto di finanza, detto project financing in inglese, ma insomma conosciuto per, per, per essere questo strumento magico, per cui vai dal privato, eh, il privato ti fa una proposta, l'impresa costruisce la strada, funzionava così la logica che doveva portare alla velocizzazione di tutte le opere pubbliche indispensabili, ebbene, quella strada poi l'avresti avuta gratuitamente perché la regione e lo Stato non si accollavano gli oneri per la costruzione, ma grazie al CE, grazie tante, direbbe qualcuno, alla fine paga pantalone, nel senso che ai Veneti poi ricadevano naturalmente i pedaggi. Ci è capitata, se possibile, una storia più triste di questa, perché la Pedemontana credo che diventerà nel tempo l'opera pubblica. Eh, che verrà riportata nei libri di testo, probabilmente delle, ehm, di urbanistica delle infrastrutture, come l'opera maledetta, nel senso che non solo è un'opera che è stata oggetto di revisione nel corso di questi anni, non si sa bene quante volte, ma è stata completamente secretata, cioè eh, totalmente tolta dalla disponibilità della verifica democratica, non solo dei cittadini, e passi, e già sarebbe gravissimo, no? ma addirittura anche degli organi democratici, cioè io che ho fatto parte, lo dico a ragion veduta, del Consiglio regionale per tre anni, oltre che essere stata parlamentare, non sono mai riuscita a farmi dare copia del contratto, avendolo chiesto come eh, capogruppo del Partito Democratico per otto volte diverse e eh, avendo dovuto pagare insieme con il consigliere Zanoni ben 700 euro presso un notaio per riuscire ad avere il contratto della Pedemontana e poi scoprire che quel contratto è stato è, è carta straccia sostanzialmente e con un um, incredibile gioco di, di magia, quello che era un progetto di finanza con uh, un valore economico che inizialmente doveva valere poco più di un miliardo nel 2002. Stiamo parlando di una strada pensata, voluta, progettata, che doveva essere realizzata con lo strumento. Inventato appunto nel governo Berlusconi proprio per bypassare ogni e qualsiasi contestazione, che era eh, la legge obiettivo, doveva essere realizzata nel giro di due anni, tre anni massimo. Ebbene, quest'opera, dopo 15 anni abbondanti, è ancora, come sappiamo tutti, più o meno al 30% dell'edificato. Ebbene, la cosa incredibile è, è che in quest'opera, gli unici fondi che sono arrivati. Al momento sono i 615 milioni che ha pagato lo Stato, il governo di cui ho fatto parte, il Parlamento degli ultimi cinque anni, ha versato ben oltre l'importo che avrebbe diciamo, dovuto versare i 120 milioni previsti contrattualmente alla scadenza del lavoro e invece li abbiamo versati anticipati e io dico sempre che in qualche modo, lo dico ironicamente ma non troppo, me ne dispiaccio. Perché? perché se non ci fossero stati quei 615 milioni forse questa strada non sarebbe mai iniziata e qualcuno dirà ah bene senti la puppato cosa dice noi che abbiamo bisogno di strade sì signori non sarebbe iniziata e avremmo tirato fuori con 615 milioni il progetto approvato dai 23 sindaci il 21 marzo 2001 una strada leggera a due corsie per senso di marcia che doveva fare la circonvalazione a tutte le cittadine che vanno da Spresiano fino a Schio fino e oltre, d'accordo? Senza spendere un euro per i cittadini, perché la tragedia di questa strada è che non solo la regione Veneto con un blitz per superare i problemi che essa stessa attraverso la mala gestione prima di Galan e poi di Zaia, Galan Chisso e poi di Zaia, eh, in realtà è, stata rius è riuscita a mettere in campo una strada. Che eh, non riusciva ad andare avanti, soldi che non c'erano, finanziamenti che non arrivavano, insomma, un disastro. Va bene. Ma questa strada è aumentata da oltre un miliardo a due miliardi e sei e eh, noi, come cittadini del Veneto, l'avremo in gruppone per 39 anni con un pedaggio che non avremmo dovuto pagare, perché ci hanno raccontato, e lo dico come sindaco di una città che attraversa la pedemontana avremmo dovuto pagare zero euro per 20 anni, perché residenti, bene, la scoperta è che invece pagheremo esattamente come gli altri il pedaggio, in più ci troveremo l'onere di dover pagare la strada, quindi la pagheremo tre volte questa strada ed è una vera beffa. Ma la questione che voglio eh, raccontare più di tutti è che oltre ai 615 milioni che come governo ci abbiamo messo in questa strada, la cosa bella che invece sta avvenendo, la cosa importante che sta avvenendo è che grazie al governo di centrosinistra degli ultimi 15 anni e in particolare devo dire a un ministro, al ministro del Rio che ha sicuramente avuto maggiore attenzione e sensibilità al trasporto pubblico locale e alla cura del ferro, come l'ha chiamata lui. Questa cura del ferro che ci permette di dire oggi che ehm, se sono arrivati 4 miliardi al Veneto, 4 miliardi arriveranno al Veneto nel corso di pochi anni, 5 anni, avremo finalmente sottopassi, treni adeguati alla struttura eh, della nostra realtà <coughs> sia artigianale, sia eh, artigianale e industriale, sia naturalmente abitativa, visto e considerato che siamo a tutti gli effetti una metropoli diffusa. E qui ancora un altro appunto, l'SFMR cioè la, metropolitana, la di metropolitana di superficie. Quanti sogni abbiamo fatto noi come sindaci, quanto tempo ho sollecitato, atteso che questa che la regione, come doveva essere nel suo compito, sviluppasse la metropolitana di superficie. ebbene dopo 15 anni siamo più o meno più o meno al primo stralcio. Eh, arriverà mai questa metropolitana di superficie? Ecco, eh, arriverà con i fondi del governo di centrosinistra che ha eh, voluto mettere finalmente soldi veri sui trasporti, sulle reti ferroviarie, sull'elettrificazione, sui raddoppi di binari, sulla possibilità di sviluppare questo SFMR. Perché vedete, la politica ha questi gravi difetti che in questi decenni abbiamo tutti subito molto pesantemente, cioè. Tende a raccontare, a promettere, salvo poi ai noi dimenticarsi di queste promesse il giorno dopo. E quello che è capitato con le infrastrutture è davvero emblematico, nel senso che io non so a quante inaugurazioni abbiano partecipato rispettivamente Galane e Zaia relativamente a uno Pedemontana 2 eh, SFMR. Quello che ci resta è una strada a carico nostro che pagheremo tre volte e dall'altra parte. Ancor peggio, ci troviamo in realtà con un SFMR che non è mai partita, eppure stando a tutte le analisi di tutte le situazioni urbanistiche e infrastrutturali, la nostra realtà del Veneto, per come siamo ai noi pesantemente costruiti ovunque, quindi con una cosiddetta area metropolitana diffusa che sta tra le province, come è Noto di Venezia, Padova, Treviso e eh, Vicenza in particolare, bene. Quest'area idealmente si sposa con collegamenti frequenti, naturalmente attraverso il ferro, proprio per evitare gli intasamenti che producono, ricordiamolo, tutti i problemi annessi con l'inquinamento. Quindi polveri sottili, questioni pneumologiche, i bimbi che respirano aria cattiva, gli anziani che muoiono per quello. Ogni anno l'Italia eh, paga una, una pesantissima, eh, un pesantissimo onere a questa pessima qualità ambientale che nella pianura padana vede uh -huh. il suo purtroppo nucleo peggiore d'Europa e cioè dai 62.000 ai 90.000 morti l'anno perché parliamo tanto di no, dei mille erotti morti per incidente stradale ma ci abbiamo in più un cioè. calcolo che è ben più spaventoso di morti determinate proprio dalla cattiva qualità dell'aria ebbene eh, tutto questo verrebbe fortemente ridimensionato, d'accordo, se avessimo quel sistema di trasporto, ripeto, veloce, frequente, eh, calibrato in relazione alle tante piccole e medie città esistenti in quest'area e quindi su questo non solo abbiamo lavorato nel corso degli ultimi tre anni, in particolare con il governo Renzi e Gentiloni e Grazia del Rio, ma soprattutto abbiamo messo, e questo mi fa particolarmente piacere, lo dico anche un po', da persona molto sensibile alle tematiche ambientali che ci ha lavorato molto se voi andate a leggervi il programma del partito democratico del partito democratico per le prossime la prossima legislatura ci sono tre grandi opere la prima sono i percorsi ciclopedonali per tutta Italia in rete il che vuol dire sviluppo turistico e mi farà piacere parlarne con voi prossimamente la seconda è um, la continuazione dell'opera che abbiamo messo in campo, della cura del ferro, che abbiamo detto di voler fare perché vogliamo trasferire il più possibile le merci su ferro, abbiamo la fortuna di avere 8.000 quasi chilometri di coste, molti porti, tra cui il porto di Venezia, ebbene tutto questo associato alla cura del ferro, cioè al trasporto merci via treni, ci permetterà decisamente di ridurre il carico pesante dei uh, mezzi pesanti sulle nostre strade. Poi l'altra questione è quella della banda larga, perché eh, le tre grandi opere sono dunque cura del ferro, banda larga ovunque, per 100 megabyte almeno. E um, permettere al nostro paese di competere con gli altri paesi del mondo, non vuol solo dire... infrastrutture diciamo così, classiche, no. ma anche le cosiddette infrastrutture immateriali. Assolutamente, come certo. Perché esatto. questo è il futuro vero, questo è quello che ci serve per stare bene, perché c'è un benessere da acquisire, e c'è una competitività da acquisire. E se continuiamo a, a ricercare attraverso l'intasamento stradale la soluzione ai nostri problemi. In realtà ci stiamo attorcigliando su noi stessi e creando più problemi di quanti ne potessimo immaginare e che forse riusciranno anche a peggiorarci se possibile la vita. Quindi è molto importante che analizziamo i programmi elettorali e che capiamo bene chi sta sviluppando un futuro e chi invece ci riporta semplicemente al passato. E infatti anche quelle autostrade digitali sono fondamentali perché magari se io il progetto, le foto, i rendering al mio Bellissimo. fornitore riesco a mandarle via web non occorre che vada in macchina a portarle e magari intasando ancora di più. C'è una Quindi... cosa che voglio dire se mi permetti in un 30 secondi eh, su questa questione anche lo dico come sindaco insomma perché l'ho patita in ogni modo questa cosa eh, devo dire avendo una realtà industriale molto importante nella mia realtà dello sport system montebellunese che come ricordiamo l'Aula una... Pupato è stata sì. sindaco di Montebelluna. Sì, naturalmente. per due mandati e eh, abbiamo lavorato molto con il, sul tema delle imprese per le loro necessità ovviamente come è giusto che sia e ascoltare fior fior di aziende internazionali perché lì eravamo il cuore delle aziende internazionali, cito da Geox, ma potrei citare Lotto, Stonefly e molte altre, d'accordo, ehm, che hanno dovuto acquistare, comprarsi letteralmente la banda larga, cioè andare a realizzare le reti informatiche indispensabili per la loro attività. E beh, questo in un paese, tra virgolette, evoluto e civile, era competenza di qualcun altro, regione e stato, diciamolo chiaramente. Perché io sono io, no? Sono il paese dove paghi le tasse che ti metti a disposizione i servizi, viva Dio. Se più paghi le tasse poi ti paghi anche i servizi, non ci siamo per niente. E però questo è capitato, ma eravamo tutti molto interessati se, esclusivamente a inaugurare un MOSE che probabilmente non funzionerà mai, che ci ha costato un miliardo e mezzo solo di corruzione ed eravamo tutti, ehm, come dire, esaltati da una pedemontana che avremmo potuto fare do, 15 anni fa Gratuitamente per i cittadini veneti e soprattutto utili perché così evitavamo di costruire ancora nuove strade per le circonvallazioni delle città. Grazie a Laura Puppato, candidata al Senato nell'uninominale, nel plurinominale nella provincia di Treviso, poi anche nei collegi che comprendono anche altre aree del Veneto, per il Partito Democratico alle prossime elezioni. Grazie, grazie per voi. essere stata con noi, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'invito ai prossimi spazi di approfondimento in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, sempre sui canali di Veneto1. Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni.